Oggi parliamo di una nuova chicca di casa Nakon. Parliamo del Nakon Revolution Pro V3. Un'evoluzione del Revolution V2, pensato per avere la stessa e identica ergonomia del Nakon Unlimited. Attenzione: non confondiamo i due controller, sono simili ma con prestazioni diverse. Come in tutti i controller, come ben sappiamo, possiamo andare a modificare eh, le impostazioni del controller tramite software su PC e disponibile anche per Mac. Diversamente dall'Unlimited, che appunto, ripeto, sono due prodotti diversi, non potremo andare a modificare fisicamente l'angolazione degli analogici, ma saranno comunque impostati a 46 ⁇ In questa versione, come nel V2, avremo la possibilità di giocare. Tramite, tramite connessione USB Type-C, invece, nella limited possiamo giocare anche via Bluetooth con il dongle che troviamo nella scatola. In questa versione gli shortcut li troviamo posti dietro al controller. Proprio come nel Nakhona Limited. Invece, per quanto riguarda le freccette, anche qui avremo la possibilità di utilizzare e decidere se mettere le 8 o le 4 direzioni. Anche questo controller sarà possibile utilizzarlo non solo su console, ma anche su PC. Anche qui, a seconda dei nostri gusti e delle nostre gioie, possiamo decidere quale profilo utilizzare e ne abbiamo quattro a disposizione selezionabili tramite il tastino apposto dietro il controller. Ovviamente il tutto uscirà a brevissimo e non vediamo l'ora di farvelo provare.